E a 20 anni dalla tragica morte dei finanzieri De Falco e Sottile, che furono assassinati perché travolti dall'auto guidata da un contrabbandiere in fuga, è arrivato Don Luigi Ciotti, presidente dell'associazione Libera contro le mafie. Lui ha celebrato la messa che ha ricordato i due finanzieri e ha anche detto che Gesù non vuole che porgiamo passivamente l'altra guancia, ma vuole che non si cerchi vendetta e si diventi così testimoni contro il male. Marilena Pastore. Non possiamo dimenticare il chilometro 46 di quella strada statale 379, quella Fiat Punto della compagnia antiterrorismo pronto impiego della Guardia di Finanza, che intercetta una colonna di contrabbandieri che li speronano volutamente. E noi perdiamo la vita di Alberto De Falco, di Antonio Toni, Toni per gli amici, Toni Sottile. E il nostro pensiero va anche ai compagni che erano lì, che li hanno visti morire. Siamo qui per dirci tutti insieme che sono morti. Ma mi frego, in realtà per noi sono ancora vivi, perché i loro sogni, le loro speranze devono camminare veramente sulle nostre gambe. Sono passati 20 anni dall'omicidio dei due finanzieri, Toni Sottile e Alberto De Falco, una vicenda che ha cambiato le sorti della città di Brindisi. Due finanzieri ammazzati mentre svolgevano il loro lavoro da un comando di contrabbandieri. Da quel momento in poi lo Stato fece sentire il fiato sul collo alla criminalità. Partì l'operazione Primavera e a Brindisi fu debellato il contrabbando che per anni aveva inquinato economia e società. Per ricordare i due finanzieri è stato invitato a Brindisi Don Luigi Ciotti, che ha presieduto la Santa Messa alla presenza delle comunità parrocchiali del quartiere San Lorenzo da Brindisi e Cristo Salvatore, guidate dai rispettivi parroci Don Paolo Zofra e Don Massimo Mengasi. Le parole pronunciate da Don Ciotti durante la sua omelia richiamano ancora una volta la responsabilità dei cittadini che, avverte Don Ciotti, non si può essere l'intermittenza e chiede a tutti di essere voce di una chiesa, di una comunità di cristiani che vive il Vangelo in pieno, senza reticenza. Gesù proibisce ogni genere di vendetta, ma non ci invita a un atteggiamento di debolezza o di arrendevolezza verso l'ingiustizia. No alla vendetta, ma dobbiamo impegnarci dove viene calpestata la libertà, la vita, la dignità delle persone. Vivere il Vangelo nella sua ricerca di verità e nel suo impegno contro le ingiustizie, le violenze, gli abusi di potere. Il problema più grave non è solo chi fa il male, ma quanti guardano e lasciano fare. Questo è il problema più grave. Auguro a tutti, ma proprio a tutti, il coraggio di avere più coraggio. E di lottare contro una malattia terribile, l'indifferenza, la delega, il pensare che tocca sempre altri fare, ma anche una sorta di rassegnazione,